Oggi abbiamo tra le mani Umi Hammer, uno smartphone veramente economico e rivolto un po' a coloro che vogliono andare a fare del modding sul loro terminale. Andiamo subito a vederne tutti i dettagli nella nostra recensione completa. Esaminando la confezione troviamo un imballaggio veramente molto molto simile, per non dire uguale identico, a quello di OnePlus One. All'interno è presente ovviamente lo smartphone, più il cavetto USB e micro USB per la ricarica e trasferimento dati, la presa da muro europea da 1A, e sotto la monolettistica, in inglese ovviamente, è presente un affarino in plastica da usare come base attaccato dietro al telefono e ricurvato, così può essere attaccato ad esempio alle prese di ventilazione della macchina. Oltre a questo arrivano separatamente delle cuffiette Voix, sempre di produzione di Umi, in un imballaggio in alluminio molto molto bello e ben curato, e delle cuffiette tra l'altro che hanno una risposta che va a esaltare i bassi, quindi cuffiette che potrebbero piacere a chi è amante della musica elettronica. Ma mettiamo da parte la confezione e andiamo a prendere il telefono sotto la nostra fotocamera. Andiamo a fare una panoramica hardware, dimensioni sono di 71,6x144x7,9mm in un peso di 168 grammi, quindi non un peso piuma. Sul lato sinistro vedete che non è presente nessun pulsante, sopra invece è presente il jack da 3,5 con il connettore micro USB. Sulla destra troviamo il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, e sul fondo invece è presente solo il microfono principale di chiamata. Come vedete la scocca su tutti i bordi è in alluminio e intravedete anche che la cover posteriore è rimovibile. Andiamo infatti a rimuoverla, cover posteriore in policarbonato bianco, dal tatto è simile un po' a quello che può essere Nexus 5. Ecco qui, cover che si rimuove non così facilmente, dalla costruzione non impeccabile. Sotto la cover troviamo la fotocamera da 13 megapixel con doppio flash LED, slot micro SD per espandere la memoria, SIM principale che è micro SIM e una SIM secondaria che sarà di grandezza normale. Sotto di queste c'è la batteria rimovibile da 2250 mAh, che però è veramente troppo leggera per essere di questa capienza. Infatti ci sono delle voci che girano in internet che dicono che in realtà sia da 1750 mAh, ma vedremo meglio come si comporta verso la fine della recensione. Sotto di questa è presente anche lo speaker mono. Andiamo a rimontare la cover, per cui basta fare una pressione un po' su tutti i lati e come sentite i rumori che fa non sono bellissimi, e anzi anche una volta montata non so se sentite, ma non dà la sensazione di solidità. Comunque spostiamoci sul fronte, dove troviamo la fotocamera frontale da 3,2 megapixel, la capsula audio per le chiamate, sensore di luminosità e contrasto, display IPS 720p da 5 pollici e sotto di esso tre tasti soft touch, home, indietro e menu non retroilluminati. Parlando invece di hardware, ci troviamo di fronte a un processore MediaTek MT6732 che è un quad core a 1,5 GHz con dei Cortex A53. Oltre a questo è accompagnato dalla GPU Mali T760, 16 GB di memoria interna, di cui 12,65 sono disponibili all'utente, e 2 GB di RAM. In quanto a connettività invece abbiamo Wi-Fi 802.11bgn, hotspot e tethering Wi-Fi, Bluetooth 4.0, hotnot senza però invece l'NFC, e a GPS che funziona discretamente, ogni tanto perde un po' il fix, non è super reattivo, ma comunque è utilizzabile. Ma spostiamo la nostra analisi sul display, che è un pannello da 5 pollici IPS HD, quindi 1280x720, alla densità di circa 294 ppi. Il touchscreen supporta fino a 5 tocchi e i colori purtroppo sono un po' spenti e non dei migliori, con in particolare il nero che è poco profondo e tende al grigio. Infatti dalla palette dei neri, già dal quadratino numero 6, si inizia a non vedere più la differenza tra uno e l'altro. Il bianco invece non splende molto neanch'esso. Gli angoli visuali invece sono abbastanza buoni, non perfetti, non dei migliori, ma abbastanza buoni. È comunque possibile calibrare tramite le impostazioni del display con MiraVision la modalità d'immagine, quindi andare a scegliere tra standard, vivido o modalità utente. Tra cui in modalità utente è possibile andare a regolare tutte queste impostazioni riguardo al display come meglio ci aggrada. Ma spostiamoci sul reparto più interessante, cioè quello software, dove troviamo Android 4.4.4 KitKat, che però verrà aggiornato all'Lollipop, come detto sul forum ufficiale Umi, anche se non si sanno ancora le tempistiche esatte. Andiamo però a esaminare per ora questa ROM che abbiamo tra le mani, e troviamo un'interfaccia grafica veramente praticamente che è stock Android, con uno swipe dall'altro
dall'alto, scusate, troviamo il menu delle notifiche con integrato questa specie di widget per il tempo ambientale, mentre con uno swipe con due dita accediamo ai settaggi rapidi che non sono personalizzabili. È presente ovviamente il drawer delle applicazioni, dove troviamo un'interfaccia pulita, delle app preinstallate che formano una buona suite, sono presenti tutte le app stock di Android, file manager, galleria, calcolatrice, eccetera, eccetera. Ma è presente anche questa specie di cleaner cinese che chiede il diritto di super user e ogni tanto spunta fuori dicendovi delle cose e dà abbastanza fastidio, a dire il vero. Oltre a questo, andiamo a esaminare le funzioni peculiari di questa ROM. Andiamo nelle impostazioni e troviamo ovviamente la gestione delle due SIM, che è quella classica dei telefoni MediaTek. Non mi dilungo oltre perché non c'è nulla da dire, da aggiungere. Le funzioni per comandare l'Hot Not e Gesture Sensing e Smart Wake, che come vedete devono essere state rubate da un'altra ROM perché non vanno a rispettare lo stile grafico di tutte le altre icone. Andiamo a vedere Gesture Sensing, che se attivate ci permettono di comandare tramite la fotocamera lo scorrimento delle pagine del drawer, ad esempio, o del launcher. Ecco, adesso vedete non funziona molto bene, ecco, adesso è andato, ma come vedete sono delle funzioni che funzionano male, vanno a mangiare abbastanza batteria, quindi io personalmente ve le sconsiglio. Andiamo a disattivarle e andiamo a vedere invece Smart Wake, che sono le classiche impostazioni dei telefoni cinesi, con tutte le possibilità per andare ad attivare, ad esempio, il doppio tocco o lo swipe per sbloccare direttamente. Queste funzionano bene, però vanno a consumare un po' di batteria, quindi vedete voi se le preferite o meno. Oltre a questo è possibile programmare l'accensione e lo spegnimento a delle determinate ore e in determinati giorni, cosa però che va un po' a cozzare con la sveglia, che invece non va a risvegliare il dispositivo se esso è spento, quindi dovrete combinare le due cose per far suonare le sveglie in qualsiasi momento. Non è invece presente il pulsante per ripulire tutte le app, ad esempio andiamo ad aprire Facebook e vedete che bisognerà chiuderle una ad una, un po' come Android Stock, non è stata personalizzata questa cosa. Ma andiamo a esaminare la parte probabilmente più interessante di questo terminale, cioè le possibilità di usarlo per del modding o comunque dello sviluppo. Questo è dato dal fatto che già dalla prima sessione sarà disponibile l'accesso al super user, quindi i diritti di root sono attivati e è presente l'app super su. E questa verrà abbinata al PC, dato che è presente un toolkit chiamato RootJoy, scaricabile dal sito di UMI, che permette di comandare lo smartphone direttamente da computer, dove vedremo in temporale le schermate dello smartphone direttamente sullo schermo del PC. Potremo andare a rispondere a dei messaggi, a muovere dentro e fuori file dal dispositivo, o ancora addirittura andare a cambiare le ROM, dato che per questo UMI Hammer sono disponibili la MIUI V5, la Flyme 4.2 e la ROM Lewa, oltre ovviamente a Android Stock che stiamo esaminando in questa recensione. Quindi un toolkit che può andare bene per gli sviluppatori, dato che permette di avere controllo su vari aspetti del terminale, muovere file velocemente, il tutto tenendo lo smartphone sempre collegato al PC. Andiamo a parlare di prestazioni, dove troviamo un punteggio AnTuTu di 30.938 punti, quindi un punteggio non altissimo ma neanche basso, che dovrebbe garantire delle buone prestazioni. Andiamo dunque a esaminare la nostra classica prova web. Ci troviamo sul nostro sito tuttoandroid.net, che come vedete da poco si è rifatto la veste grafica in Material Design, e come potete vedere sul nostro sito, che ha un design responsive, non c'è praticamente nessun problema di navigazione, scrolling, zoom, eccetera, eccetera, va tutto bene. Spostiamoci su repubblica.it, che è sicuramente ben più pesante, il sito è già stato caricato e vedete che invece qui con lo scrolling veloce c'è un po' qualche incertezza, e lo stesso con zoom in e zoom out, ogni tanto c'è un qualche refresh, niente di così scandaloso, niente di così importante che renda inutilizzabile lo smartphone, ma comunque ve lo segnalo. Con doppio tap è inoltre possibile mettere a colonna il sito. Andiamo anche a fare la prova di scrittura su tastiera, scusatemi come al solito che sono un po' dislessico come a scrivere senza lo swipe, ecco qui, ma come vedete non, se sapete scrivere non ci sono problemi particolari con la tastiera, non perde tocchi, quindi delle prestazioni abbastanza buone. Andiamo a parlare invece della fotocamera. Apriamola qui e prendiamo il nostro Goku Super Saiyan 3, come al solito.
Andiamo a metterlo a fuoco e scattiamo. Ecco qui, come avete visto, una messa a fuoco, uno scatto un po' lentine. L'interfaccia grafica della fotocamera, che è la classica degli smartphone con processore Mediatek. Qua ci sono le varie modalità di utilizzo, che non vi sto neanche ad elencare. Qua ci sono le impostazioni per andare ad aggiungere, a controllare ad esempio il bilanciamento del bianco, la modalità di scena, i valori ISO, eccetera, eccetera. Quindi un software che, come al solito, non è male, ma si potrebbe aver fatto di meglio. Andiamo nella galleria, esaminiamo il nostro Goku e come vedete i dettagli ci sono abbastanza, ma il rumore di fondo è veramente troppo troppo elevato. E infatti, parlando della qualità degli scatti, mi trovo a dire che la qualità veramente è troppo bassa, c'è troppo rumore anche con la luce ambientale elevata, e la qualità dei video non va a discostarsi molto, anzi la stabilizzazione video funziona abbastanza male essendo digitale e va a creare dei lag, dei rallentamenti all'interno del video che lo rendono veramente poco piacevole da guardare. Spostiamoci dunque al reparto del gaming e apriamo il nostro classico Real Racing 3. Rieccoci qui, il caricamento del menu principale ha richiesto circa 30 secondi, quindi un tempo non elevato, un tempo nella media. Abbassiamo leggermente il volume e andiamo a fare questa gara. Qui, partenza, come potete vedere negli specchietti l'immagine è abbastanza buona, in quanto a qualità video non ci sono particolari problemi, ma ogni tanto perde qualche frame nei momenti un po' più impegnativi per la CPU. Potete vedere anche qui nelle curve non è proprio fluidissima l'esperienza di gioco. Andiamo dunque a tornare indietro e parliamo di surriscaldamento, dato che questo smartphone veramente per il gaming non è fatto. Giocando 10, massimo 15 minuti, quest'area diventa veramente bollente e lo smartphone si fa fatica a tenere in mano. Ma il problema principale è il consumo durante l'uso nel gaming, dato che con circa 10 minuti di Real Racing mi ha mangiato il 20% della batteria, che ovviamente è una cosa fuori di testa, e quindi se volete fare del gaming questo smartphone non fa per voi. Andiamo dunque a parlare del comparto multimediale, finiamo la nostra panoramica e in quanto a video troviamo un'esperienza abbastanza buona. L'unica pecca sono i file MKV codifica H264, dei quali non riesce a leggere l'audio, ma per il resto ci si riesce a spostare velocemente da una parte all'altra del video senza particolari rallentamenti. In quanto a musica, invece, andiamo ad ascoltare un po' meglio il volume dell'altoparlante. Ok, spero si sia sentito che purtroppo il volume non è molto alto e i toni alti tendono un po' a grattare. Oltre a questo, tra l'altro, quando appoggiato ad un piano, lo smartphone va a degradare abbastanza il livello del suono. Quindi, in quanto a reparto multimediale, un'esperienza non delle migliori. In quanto invece a ricezione e connettività, parliamo di audio in chiamata che è abbastanza buono, il volume in capsula è un po' bassino ma si sente abbastanza bene. Mentre invece in quanto a ricezione ci troviamo di fronte a una buona ricezione, ogni tanto perde da 4G e ripassa a 3G, ma oltre a questo non ci sono particolari problemi nei rallentamenti. Parliamo invece della batteria, che è il vero punto dolente di questo smartphone. Troviamo infatti un'autonomia insufficiente, come abbiamo visto prima nel reparto video. Purtroppo va a consumare troppo, c'è un battery drain costante, ma anche in standby c'è questo battery drain, e infatti il wifi e la rete telefonica consumano tantissimo, e lasciando lo smartphone in tasca per un'oretta vi troverete con meno 20-30% di batteria. Infatti non sono mai riuscito ad arrivare a sera con questo smartphone, mi si spegne sempre di primo pomeriggio con un uso leggero. Infatti faccio circa 6-7 ore, 8 ore massimo di autonomia con un'ora di schermo acceso o anche meno, e quindi il problema della batteria è veramente una cosa che per ora rende lo smartphone praticamente inutilizzabile, perché dovrete sempre averlo attaccato a una presa di corrente. Eccoci dunque arrivati alla fine di questa recensione, andiamo un po' a tirare le somme su questo Umi Hammer. Nei pro troviamo sicuramente un design curato,
abbastanza buono, non sempre buona invece la costruzione, che soprattutto nella back cover non è perfetta, ma comunque nel totale il terminale è solido. Oltre a questo troviamo un prezzo competitivo e la presenza del toolkit dedicato con i permessi di super user pre-installati, che permettono ai più smanettoni di avere controllo su alcune funzioni tramite PC, che è molto comodo. Nei contro però troviamo delle performance abbastanza deludenti, ci sono dei crash ogni tanto di varie app, come ancora altri problemi software che mi hanno costretto a volte ad avere degli hard reboot del terminale, e la fotocamera è veramente di bassa qualità. Le foto non sono buone, ma soprattutto troviamo la batteria, che è veramente invivibile. Bisogna sempre essere collegati a una presa di corrente per poter arrivare a fine giornata, e dunque ci si trova di fronte ad un terminale che non posso consigliare per uso primario come telefono primario. Dunque, per chi lo posso consigliare? Lo posso consigliare per chi ha bisogno di un terminale da pochi soldi su cui svilupparci qualcosa. Tramite il toolkit è comodo spostare file da PC e andare a tenere sotto controllo il terminale mentre si sviluppa, oppure ancora tramite il super user già sbloccato è possibile andare a interagire in maniera più approfondita con il terminale, anche per chi non dovesse essere già esperto ma volesse un po' avventurarsi nel mondo del modding con questo primo terminale. Dunque ve lo posso consigliare perché costa poco e dunque la spesa non sarà elevata, anche se poi dovesse avere qualche problema. Quanto costa dunque? Costa 170 euro circa su toppresellerstore.it, che ringrazio per averci mandato questo sample di prova, e lo potete trovare in sconto con il nostro codice tutto top scritto in maiuscolo, come è venuto scritto in sovraimpressione. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciateci un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da Alberto per tuttoandroid.it.